Oggi, mercoledì 6 aprile 2011, la Padania, la voce del Nord, titola «Respingimenti e rimpatri, è fatta». E poi una dichiarazione di Umberto Bossi, «Chiudere i rubinetti e svuotare la vasca». Proprio nello stesso giorno, oggi mercoledì 6 aprile, in cui 250 migranti sono morti affogati nel più grande cimitero italiano, il Mar Mediterraneo. Allora ho telefonato ad alcune sedi della Lega del Nord e del Centro Italia. Volevo che mi rilasciassero un'intervista, volevo sapere se davvero non si vergognassero delle parole del loro giornale e del loro leader Umberto Bossi, che proprio pochi giorni fa, a proposito dei migranti che scappano da guerre e povertà, urlava fuori de balle, cioè fuori dalle balle, fuori dai piedi, fuori dalla volontà di riconoscere nell'altro noi stessi. Non c'è stata una sola sede della Lega Nord che abbia accettato un'intervista. Allora ho deciso di ribellarmi attraverso uno scherzo telefonico a due sedi della Lega Nord. Io non amo gli scherzi telefonici, però talvolta servono per smascherare l'ipocrisia e il potere, servono per mettere il re a nudo. Come diceva Aristofane, ingiuriare i mascalzoni con la satira a ben vedere è cosa nobile, perché serve per onorare gli onesti. Mi sono inventato un nome, DJ Mango, e una radio, Radio Bertuccia, e mi sono totalmente inventato le mie simpatie leghiste. Queste sono le regole che ho spiegato loro. Non possiamo però dire di sapere chi abbiamo chiamato, perciò l'idea sarebbe che io chiamo o voi mi rispondete come se non ci fossimo mai sentiti. Io vi faccio scegliere una busta rossa, verde o nera. Voi, se vi va, scegliete la busta verde. In quel momento io vi chiedo: ma come mai la busta verde? E lì possono venire fuori 30-40 secondi di racconto sulla Lega Nord, perché hai chiamato al Nord, questa per l'appunto è una sede della Lega Nord, e lì diciamo parliamo non più però di 40 secondi. Visto che però siamo già al telefono, io per tre volte, poi verrà sostituito dopo in studio in fase di registrazione, vi farò tu con la voce, e questi saranno poi sostituiti ovviamente dagli squilli del telefono. Al terzo voi fate finta di aver risposto in quel momento e mi dite pronto. Ok, perfetto. Aspetti che mi sono fermato. Sì. Tu. Sì, pronto, buongiorno, mi sente? Sì, la sento benissimo. Sì, senta, io non so chi ho chiamato, io sono DJ Mango, vi chiamo da Radio Bertuccia, che è una radio locale di Prato e provincia. Parlo con il signor Alberto. Alberto, ciao, buongiorno. Ti disturbiamo, ti possiamo rubare un minuto, sei in diretta. Prego, dica. Allora, ti rubiamo un minuto. Noi facciamo ogni mattina un gioco a quiz semplicissimo, in cui a domanda deve seguire la risposta esatta, che si può scegliere fra due differenti risposte. Tu, se ti va, scegli una busta fra la nostra busta nera, la nostra busta verde, la nostra busta rossa, e poi selezioneremo la tua domanda. Quale busta scegli, Alberto? Io prendo la busta verde. La busta verde. C'è un motivo particolare? La sede, ho telefonato alla sede della Lega? Sì, Lega Nord Cuneo. Ah, sapevo di aver telefonato al Nord, io avevo visto il prefisso, ma noi prendiamo i numeri telefonici in forma totalmente casuale. Come si sta allora al Nord? Approfittiamo, raccontaci un poco. Ma guarda, adesso noi si sta come si sta, nel senso che... Che vuol dire si sta come si sta? Anche qua, però cerchiamo di risolverli, poi basta accendere il telegiornale, leggere il giornale, sentire la radio, e comunque le notizie sono quelle che sentiamo tutti. Ok, leggere il giornale oppure leggere anche, immagino, la Padania. Ovvio, quello è ovvio, sempre. Ok, allora vuoi fare un saluto agli amici tosco-padani, visto che noi siamo a Prato? Allora, io saluto gli amici tosco-padani e gli amici del Movimento Giovani Toscani, che è il Movimento Giovanile della Lega Nord Toscana. La busta verde, allora la sto prendendo, ho due mani e un microfono, perciò la sto prendendo con una mano sola, e ecco qua. Allora abbiamo questa domanda, è una citazione, e mi dovrai dire se è tratta dalla Bibbia o dal Corano. Io te la leggo testuale, mi sembra scontata, vediamo un po', ogni donna che prega o profetizza a testa scoperta, reca un affronto al suo capo. Da dove sarà tratto?
Dal Corano, esattamente. No, vedo ora. Aspetta un momento. Dalla Bibbia, è tratto dal Levitico. È tratto dalla Bibbia o dal Corano? Dalla Bibbia, bravissimo, dal Levitico per la precisione, da uno dei libri biblici. Allora vi mandiamo il nostro gadget omaggio direttamente dove? Alla sede della Lega Nord. Certo, sono della Lega Nord, vi ringrazio. Prego, rimanete in linea e date l'indirizzo direttamente alla redazione, vi arriverà una bellissima bandiera italiana. Allora siamo pronti? Le faccio per tre volte il tu. Sì, pronto, buongiorno. La disturbiamo? La disturbiamo? Chi è una signora, signore? Una signora. Sento la voce femminile, allora è una signora. Dico bene o dico giusto? Lei dovrebbe scegliere una busta fra la rossa, la nera e la verde. Quale sceglie? La busta verde? Co come mai la busta verde? Abbiamo telefonato a una persona, non so, vado a caso, della Lega Nord. No, davvero? Davvero? Abbiamo telefonato a una militante, davvero, della Lega Nord? È una citazione, mi deve dire se tratta dalla Bibbia o dal Corano. Ogni donna che prega o profetizza a testa scoperta, ogni donna che prega o profetizza a testa scoperta, reca un affronto al suo capo. Esattamente. Ha sbagliato ed è la Bibbia, è il Levitico. È il Levitico. Ma lei aveva detto la Bibbia o il Corano? Mi sembrava di aver sentito il Levitico, la Bibbia. Perfetto, allora la ringraziamo e le manderemo il nostro premio direttamente a casa o alla sede. Una bandiera italiana. No. Sto scherzando, ovviamente prendevo la battuta. Allora, no, no, arriverà un gioco, non so bene che cosa si tratta, forse l'Italia a pezzi da rimettere poi insieme. Va bene, attendo fiduciosa. La ringrazio, un abbraccio e viva la Lega Nord! Buongiorno. Buongiorno.